secondo grande lavoro legato al territorio canavesano del collettivo Cromo 5, Cinematografica Perona. Questa sera una prima canavesana, perché la prima reale c'è già stata. Come è nato questo lavoro, questo documentario? In realtà il documentario è nato proprio qui, nel senso che una sera al Cinema Margherita, dopo una proiezione, Gabriella Perona ci dice: ma noi il prossimo anno abbiamo un anniversario importante di 100 anni di attività. E da lì, pochi mesi dopo, sono iniziate, quindi nel 2013, le prime riprese e poi un lavoro molto articolato, se vogliamo, di montaggio, per dare una forma che fosse sia artistica che contenutistica, che avesse una tenuta e una completezza, che poi è arrivata appunto nel documentario finale. Qual è il messaggio che si vuole lanciare? Ma c'è la storia di una famiglia, che è appunto questa della famiglia Perona, che da Fernando Senior a Fernando Junior e poi ancora adesso con i figli di Chiara continua in qualche modo questa tradizione di quattro generazioni che portano il cinema in canavese. E poi c'è la comunità, quindi Cuornier, quest'idea di questi tre spazi, il teatro comunale storico, il cinema Perona degli anni 50 e oggi il Margherita, tre spazi in cui la comunità si ritrova e anche nonostante la crisi del cinema comunque questi spazi continuano a mantenere un loro valore simbolico e di aggregazione, di socialità, che è importante, o quantomeno è la forma di l'idea di vedere un film al cinema è quello che secondo noi è qualificante rispetto a guardarlo nel tablet a casa propria, ecco. Quanto lavoro c'è dietro a una realizzazione di questo tipo? Tantissimo, tant'è che ci abbiamo messo parecchi anni a terminarlo. C'è stato un grande lavoro di montaggio, perché diciamo che le interviste e anche in generale tutte le riprese non sono state per nulla preparate, non è stato rifatto nulla, e quindi poi ricreare un senso di continuità e di narrazione non è facile. Cioè, abbiamo dovuto confrontarci parecchio e fare comunque diversi premontati, ecco, quindi parecchi anni. Quindi è nato un po' spontaneamente, senza seguire una sorta di mappatura. Sì, esatto, avevamo idea di raccontare la storia di questa famiglia, di raccontare in qualche modo la resistenza, infatti anche come, insomma, come messaggio sotto sotto, almeno per noi, si spera che questa famiglia, come anche altri cinema, anzi tutti i cinema piccoli e i cinema di provincia, continuino a resistere in questo periodo storico. Ecco. E adesso? Prossimo lavoro in mente? No, c'è un'idea, ma ancora, insomma, prematuro parlarne, però comunque sempre nel canavese e sempre in qualche modo legata con la memoria. Forse sarà ancora di più ampio respiro, vediamo. E il percorso che farà invece Cinematografica Perona? Ma il percorso adesso vedremo, tenteremo di portare il film in festival, o comunque sperare di poterlo proiettare anche lontano da Cuornier, quindi verificare il riscontro di un pubblico che non è canavesano, e in realtà il prosieguo di questa esperienza sarà dedicato ad altri cinema del territorio attraverso questo sito chinocanavese.it, in cui speriamo, su una mappa, di riuscire a censire in qualche modo i cinema ancora attivi, ma soprattutto i cinema chiusi, questi spazi che magari non sono più leggibili nell'urbanistica delle città, un cinema di forno che è diventato una ferramenta, per esempio, e poi anche le location dei film che sono stati girati in canavese e l'esperienza dei registi canavesani. Tutto questo in un sito per provare a raccontare l'importanza che il cinema ha avuto per il canavese, sia in chiave appunto di memoria e di storia, ma anche di potenzialità attuali.